Trasgressione nella memoria. La fresca giornata di marzo mi afferrò dalla schiena, cercando di varcare la solitudine, salutando con il cappello lungo il sentiero imbottito, attraverso il barlume del sole, miracoloso oggetto pregiato, dipinto nel mio vibrante singhiozzo con l'abitudine di girovagare qua e là. Rimasi sbalordita dall'eleganza dei palazzi, ornati di torri, fori, archi e griglie, sullo schermo bianco legato alla testa mai visto fino adesso, un miraggio tracciato nel pensiero, sopraffatto dalla dolorante nostalgia, l'autentica fonte di energia nel florido volto abbandonato. Sbirciai nel mio ritratto, mostrando una fetta di ricordi, come una pietanza, trovandomi chiusa nel guscio, fermata sulla soglia di una stanza, un occhio spezzato fuori dalla finestra, un altro dentro di me serrato a chiave, nuovo incontro immaginario, ulteriore trasgressione della memoria.